posso chiedere che situazione c'è dentro, l'affollato? Questo io ho un macello. Sono in barella da tanti giorni. Signora, che pesante. Il papà l'hanno portato con l'ambulanza questa mattina. Già mi hanno detto che lo lasceranno per non si sa quanti giorni al pronto soccorso. Dovrebbero fargli l'intervento? Assolutamente, mio papà ha un femore rotto, non potrebbe neanche stare in questo momento. Quindi i pronto soccorso si sono affollati anche in questo periodo senza picchi influenzali, senza assolutamente, Covid? Assolutamente, è un continuo di ambulanze. Nei reparti non c'è posto, per cui rimangono tutti affollati, soprattutto le persone anziane, abbandonate, perché poi comunque non fanno entrare neanche i parenti, quindi ne sono abbandonati. Tranne l'umanità di alcune persone che per fortuna ancora c'è, tutto il resto è da terzo mondo, forse anche di peggio. È arrivata stamattina? Sì, un tempo fa adesso così mi pare. La pioggia, ci sono incidenti, non delirio. Io non so come fanno questi poveracci a sopportare un carico di lavoro simile, quindi dovrebbero stanziare, invece devi buttare i soldi in cavolate, devi buttare i soldi nella sanità, perché è quello che serve. La situazione è fragile, forse una vorrebbe sapere che cosa succede. È in attesa di reparto? È da quanti giorni? Da ieri sera. Quindi questo è il problema sostanziale, sempre i posti letto. Personale c'è. Il personale si fa quello che c'è, anche i medici di base hanno un pochino la loro colpa. Non azzardano più, non vedono i pazienti. Il caos? Tanta gente? Persone dovunque? Quanto? 180 persone, diceva, tra visite e tutto il resto. Ma ce l'aveva la barella almeno? Mi barella, ma c'ho la schiena a pezzi. Ok, perché qualcuno l'ho visto anche sulle sedie senza barella. Come sta la nostra sanità pubblica a pezzi? Come la definisce la situazione del pronto soccorso? Incancrenita, purtroppo. È una cosa fuori dal normale. La Meloni a un certo punto ci ha spiegato che voleva aprire i servizi H24. Il pronto soccorso non chiude mai, è sempre aperto H24. Voler aprire le prestazioni aggiuntive è sempre lo stesso lavoratore che deve fare il doppio turno. È un cane che si morde la coda. Quindi serve un piano straordinario di assunzione. Abbiamo i fondi del PNRR per aprire le case della salute e potenziare le case della salute. Però le case della salute devono essere potenziate e riempite con lavoratori pubblici che devono erogare servizio pubblico. Solo questa è la strada per decongestionare i pronto soccorsi.